L'uomo è stato creato da Dio con un'anima immortale, a sua immagine e somiglianza. Chi scredita l'uomo, scredita Dio. Affermare che l'uomo ha una sua grande dignità non è arroganza, ma è riconoscere la grandezza del Creatore. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. La morte terrena non annulla la nostra esistenza, ma le consente di vivere in un'altra dimensione, perché la nostra anima è immortale ed è destinata a glorificare Dio per tutta l'eternità, se crediamo e ci abbandoniamo fiduciosi alla sua misericordia. Pertanto, qualsiasi cosa facciamo in questa vita terrena è importante, soprattutto se le nostre azioni derivano dall'amore più disinteressato, perché ci fanno somigliare più a Dio, purissimo amore, il quale ci ha voluti esistenti per la felicità eterna.